Tempo stiamo assistendo ad un ritorno alla coltivazione della terra, soprattutto da parte dei giovani. Un lavoro questo che richiede dedizione e passione, che spesso è legato al desiderio di recuperare antichi mestieri. Questo scopriamo qui, ad Ascoli Piceno, dove conosciamo Daniele Ciabattoni, che nel 2010 lascia il suo lavoro di consulente nel campo dell'arte e dello spettacolo a Milano per tornare nella sua città natale a realizzare un progetto legato alla coltivazione di antichi cereali e alla produzione di pane artigianale. Daniele Ciabattoni, 34 years old, calls himself a farmer baker. In 2014, he opened Dalla Terra al Pane, his farm, and Grano Laboratory, where he bakes in a wood-burning oven his stone ground and cultivated wheat, using techniques related to the ancient rural culture. In about 15 hectares of land, he cultivates legumes and cereals, including Yervicella, Corasan, Senatore Cappelli, Rieti, and Andriolo wheat. Daniele, tu ti dedichi a vecchie popolazioni di frumento, quindi sì. Non hai fatto una scelta legata al grano moderno, ma invece a recuperare proprio alcune, peraltro anche autoctone, varietà di frumento locale. Come le hai scelte? Cioè, come ti sei mosso nella scelta e perché queste vecchie varietà di frumento, che hanno anche una resa minore del grano moderno? Il motivo per cui ho scelto di lavorare, diciamo, senza l'utilizzo della chimica e con vecchie varietà è perché ho iniziato proprio producendo il grano con il quale avrei fatto il pane che io avrei mangiato. Quindi questo, diciamo, istinto così semplice e spontaneo mi ha portato a scegliere qualcosa, diciamo, una genetica che potesse essere utile a questo fine, cioè non diserbare il campo e non utilizzare prodotti di sintesi. Quindi ho iniziato a studiare molto la microbiologia del suolo e la genetica delle vecchie varietà, perché conservano l'essenza del cereale, del frumento. Il frumento, uno degli aspetti essenziali del frumento è la ricerca del sole, è la competitività con tutte le altre erbe commensali. E la bellezza di questo grano, per esempio questa qui è una spiga che è rimasta dalla trebbiatura, mm-hmm. è la sua altezza che arriva addirittura fino agli occhi. E ogni grano, ogni popolazione, ogni varietà ha delle caratteristiche particolari. Possiamo riconoscere tre categorie di farine. Una farina, diciamo, molto estensibile, possiamo chiamarla acquosa. Uh-huh. Una farina terrosa, cioè una farina che crea un impasto strutturato, fermo, quasi come se fosse bloccato. E poi un'altra farina, una farina che si avvicina ai grani duri, che è una farina molto tenace. Allora, diciamo che le vecchie varietà sono meno panificabili delle varietà moderne, ma non per questo impanificabili. Ok, quindi bisogna scegliere la giusta miscela. Bisogna fare una giusta miscela. Daniele, questo è il tuo piccolo laboratorio, forno, nonché punto vendita, dove addirittura vendi il pane su prenotazione, un sì. Pane contadino, dicevamo. Che caratteristiche ha questo pane, anche al sapore, al profumo? La caratteristica più importante sono i profumi, i sapori, gli aromi, che vengono dalla cottura a legna, dalla fermentazione naturale e da queste farine molto, molto aromatiche. E questo è una mezza pagnotta da 2 kg, uh-huh. Puoi sentire il profumo. È vero. Profumo molto intenso. Sì, è vero. E, niente, ha una crosta importante che serve anche a dargli una lunga conservazione.